Nel giorno di San Berardo il Teramo cerca il miracolo contro la corazzata reggiana, 42 punti a referto e nessuna sconfitta in campionato. Guidi conferma appena 5 undicesimi della formazione vista contro l'Ancona. Tornano Aziosmanovic e Bua in difesa, in porta Rieco Perrucchini. In avanti, prima volta per l'inedito tridente composto da Pirligea, Malotti e Kerematen. Emiliani con un insidioso 3-4-3 e con l'ex lanciano Lanini in avanti con Rosafio e Zamparo. La Regia parte subito forte e sfrutta ogni spazio possibile, come quello che al nono permette allo stesso Lanini di inserirsi centralmente sul lancio di Rossi. Il numero 94 arriva al limite e col mancino non perdona. Diavolo che va ancora sotto alla prima vera occasione, partita dal pallone perso in area da Kerematen. La capolista è un carro armato e macina gioco prevalendo su tutti gli avversari. Lanini è scatenato, al dodicesimo riceve centralmente ai 25 metri, fiondata col destro che accarezza il palo e si insacca. 2-0 in meno di un quarto d'ora. Per l'ex Juventus e Parma è il nono gol in campionato e il 32esimo subito da Arrigoni e compagni. Ritmo impressionante per la truppa di Aimodiana, di ben altra categoria. Minuto 26, la prima vera freccia preparata dai biancorossi, arriva con una debole conclusione di Birligea. Dall'altra parte, ben più paura fa la squadra emiliana. Rosafio affronta in corsa Aziosmanovic, il numero 2 teramano lo atterra ed è calcio di rigore. Dal dischetto va Zamparo, violento mancino che spiazza Perrucchini, ma è troppo angolato. Il tris sfuma. Al 35esimo Cupi tira fuori Kerematen, una vera bocciatura per lui, al suo posto Bernardotto. Si diverte a far calcio questa reggiana, al 37esimo Marco Rosafio scarica dalla distanza, traiettoria che sorprende tutti, la traversa ribatte. Zamparo prova il tap-in ma fallisce. Tiro a bersaglio che non finisce qui, minuto 43, piazzato per la reggiana, Cigarini pennella, Contessa va di testa sul palo lontano e sulla linea arriva Michele Cremonesi che la spinge in rete. 3-0 e gara momentaneamente chiusa. Sesto gol subito dal Teramo negli ultimi 70 minuti di campionato, segnali inequivocabili di un rendimento difensivo versione horror movie. Nel finale altro tentativo di Lanini, impreciso, e al duplice fischio il risultato rispecchia perfettamente ciò che si è visto sul rettangolo verde. Squillo teramano all'alba della ripresa, Birligea raccoglie un lungo tracciante, addomestica al limite e calcia, mancando di poco il gran gol. Il Teramo ci prova, la reggiana ci riesce. Il 51esimo è il minuto del poker. Corner dalla destra di Radrezza, Cremonesi spunta alle spalle del diretto marcatore e gela Perrucchini. Altra doppietta per i locali, la prima in campionato per il defender in maglia 26. Un centro che porta gli abruzzesi ad essere la retroguardia più perforata del girone B. Serve tirar fuori l'orgoglio, Malotti si accentra da destra e calcia col mancino. La sfera esce non di molto. All'80esimo Emiliani è ad un passo ancora una volta dalla manita. Il nuovo entrato Sorrentino va via sulla sinistra a centrocampo e si invola verso l'area, ha tutto il tempo di decidere dove piazzarla e scarica, la traversa gli dice di no. All'85esimo episodio da Goal Line Technology, quando Rillo raccoglie una intuizione di Mungo e al volo impegna Venturi che ribatte, ma la sfera sembrava aver farcato la linea di porta. Nel recupero Sorrentino dalla destra lancia Neglia che sotto porta non perdona, 5-0 che la dice lunga sullo status delle due squadre. La reggiana si prende il titolo d'inverno e il record di punti in un solo girone. Il Diavolo incassa l'ennesima goleada e il peggior passivo della stagione. Mercoledì al Bonolis arriva Lentella, altra squadra in lotta nelle zone che contano. Vietato sbagliare per chiudere non al peggio il 2021.